Sono Grazia Di Veroli, vengo da Roma, sono in ANED ufficialmente dal 1981 e negli anni precedenti partecipavo all'attività ANED in qualità di nipote portata da una zia che era molto legata all'ANED. Quindi ho una storia familiare molto importante, relativa alla deportazione, in quanto da parte di mio padre sono state deportate 56 persone, da parte di mia madre 20, ma soprattutto sono stati deportati i miei nonni e una sorella di mio padre il 16 ottobre del 43 a Roma insieme ai suoi figli. Per quanto riguarda la testimonianza, data la mia esperienza di vita nell'ANED e poi l'esperienza fatta con le testimonianze di Shoah Foundation, ritengo siano di fondamentale importanza, perché finché abbiamo il racconto diretto dei sopravvissuti, anche attraverso gli scritti, anche attraverso le varie interviste che hanno rilasciate, abbiamo un baluardo contro la negazione. Quando io lavoro nelle scuole, quando mi capita di fare delle relazioni, sottolineo sempre l'importanza del racconto del sopravvissuto. Il racconto del sopravvissuto è è un bene prezioso che va tutelato, va preso per quello che è, perché loro raccontano la loro esperienza e sappiamo perfettamente che negli ultimi anni vengono influenzati dai racconti dei compagni, da quello che hanno letto, da quello che hanno visto. Ma i punti fondamentali di una testimonianza si colgono sempre. È bello vedere, bello, aiuta a capire tante sfumature, il loro sguardo, il loro silenzio, la loro interpretazione di quanto hanno vissuto. Il testimone, che non mi piace definirlo di seconda generazione, ha un compito diverso: raccontare sì la propria esperienza, l'esperienza in diretta ascoltata dai veri testimoni, o come tante volte capita, e mi capita anche a me, di raccontare quanto sono pesate nella vita le mancanze di queste persone che non ci sono state, ma al contempo devono inquadrare a livello storico quanto accaduto, perché non siamo testimoni, siamo appunto portatori di conoscenze, di esperienze. Essere figli o nipoti non è sufficiente per sapere tutto. Quindi mi auguro che tutte le persone che per vicinanza personale o anche per vicinanza negli ideali si avvicinano a certi argomenti che possono essere la deportazione, la resistenza, si rendano conto che fondamentale è intraprendere un piccolo percorso di studio. Cioè, non è il sentito dire, non è solo ho letto Primo Levi, ho letto uno dei tanti testi fondamentali della Resistenza. È crearsi un piccolo percorso dove poter prendere in esame tutti gli aspetti della deportazione, della Resistenza, del fascismo, delle leggi razziali. Perché se no, di fronte a delle domande anche semplici, anche ingenue, possiamo trovarci in difficoltà e dobbiamo evitarlo soprattutto per contrastare chi potrebbe non essere d'accordo con noi, chi potrebbe fare la domanda ingenuamente negazionista o per tentare di metterti in difficoltà. Quindi un po' prevenire per curare. Prevenire è conoscere le tappe fondamentali, conoscere le date, conoscere i vari momenti della
in cui sono avvenuti certi stravolgimenti nel percorso, e non dimenticare mai che la deportazione è un complesso, un meccanismo, e prendere comunque in esame i vari aspetti. Noi ricordiamo le vittime per l'emozionalità della cosa, ma dobbiamo pensare in modo critico ai carnefici, ma dobbiamo renderci conto che questa storia è fatta anche da tanti che hanno assistito, che non hanno fatto nulla, i bystander. E poi abbiamo un dovere fondamentale di ricordare i giusti, cioè coloro che hanno aiutato. E se non ci fossero stati questi, probabilmente molti di noi non ci sarebbero, non potremmo raccontare una storia, e anche loro sono parte di questa storia. Quindi ritorniamo alla complessità dell'avvenimento e al vederlo nei vari aspetti che l'ha costituito. È stato un percorso molto complicato, nel senso che ho avuto un periodo della mia vita in cui volevo essere lontana dalla memoria. Ho avuto un papà che ha continuato finché è stato possibile ad informarsi, a leggere, e io volevo un po' proteggerlo. Quando sono andata via dall'ANED per un periodo, ho detto: ma non voglio più sentir parlare di questi argomenti. Il tutto è iniziato con una tesi di laurea, e lì mi sono resa conto che era il mio mondo. E è passato un altro po' di tempo, ho continuato la mia formazione, e improvvisamente c'è stata la certezza che, avendo avuto la possibilità di vivere tanti sopravvissuti, quindi aver accumulato le loro esperienze, potevo in qualche maniera raccontare. Di solito faccio lezioni frontali, spesso mi confronto con dei film, con dei racconti, con dei libri. Io credo che la memoria si possa fare in tanti modi diversi, ma soprattutto rendendosi conto del pubblico che uno ha di fronte. Cioè, se sono ragazzi delle medie userò un linguaggio più semplice, se sono ragazzi delle superiori naturalmente mi avvalgo di documenti, di filmati, se sono adulti è ancora diverso l'approccio alla memoria. Devo dire che lavorare con i ragazzi, lavorare con nel raccontare le esperienze familiari, ha fatto sì che anch'io prendessi più coscienza di quanto mi era accaduto, e devo dire forse fondamentalmente la prima volta è accaduto attraverso un ragazzino di 12-13 anni che, mentre vedeva il film L'oro di Roma, ed era un ragazzino abbastanza turbolento e che sembrava che non gli importasse nulla del film, ad un certo punto sente nominare Di Veroli, mi guarda e mi dice: ma è tua nonna? E per me è stato semplice rispondere: poteva esserlo, ma non lo era, è la nonna di tutti noi. E da quel momento il ragazzino ha cambiato atteggiamento, ha seguito il film, tanto che a un certo punto sembrava che stessero vedendo da una parte una storia d'amore e dall'altra il film dei il film western. Facevano il tifo in vari modi, quindi è un'esperienza estremamente importante. Per quanto riguarda la scuola, le criticità, di certo se io guardo indietro alla mia esperienza scolastica, ormai parliamo di qualche decennio, io ritengo che oggi abbiamo un'attenzione più importante. Io mi occupo, per quanto riguarda la mia sezione, dell'aspetto didattico, perché è la mia formazione. Quello che io
sto notando negli ultimi tempi che si lavora molto nelle scuole, questo è indiscutibile, ci sono insegnanti più o meno attenti, i ragazzi sono invece più partecipi di quanto noi crediamo, più attenti, più rispettosi. E quello che secondo me bisogna evitare, ma questo è un discorso molto complesso, è evitare che si faccia questa parte di storia con il copia e incolla. Cioè, è molto semplice trovare in internet le cose sulla Shoah, perché è più immediato. Quando io parlo di guardare la storia a 360 gradi e i vari aspetti, e tanti aspetti non si trovano nell'immediato, tutti ci facciamo prendere da Primo Levi come testimonianza, ma ci sono altre centinaia di testimonianze. Una cosa che invece mi piace sottolineare è i nuovi mezzi di comunicazione, i nuovi mezzi, smartphone, tablet, possono essere un qualcosa di estremamente utile, perché magari un domani servono per metterci una guida durante un viaggio. Ultimamente ho avuto modo di preparare un saggio sul selfie nei luoghi di memoria e ho avuto una bella scoperta. I ragazzi giovani che vanno a visitare i campi sono quelli che non vogliono farsi selfie, non vogliono farsi la foto di persona nel campo, perché hanno rispetto del luogo. E la risposta di molti è stato: il selfie è una cosa che faccio quando sono contento e non posso farlo lì, perché non è un posto dove uno deve essere contento. Mentre gli adulti hanno una reazione diversa, probabilmente perché ritengono questi nuovi mezzi quasi un gioco e sono più propensi a fare la foto anche di gruppo. Poi ho sentito raccontare delle cose accadute ad Auschwitz, perché ho degli amici che sono guide, che mi hanno lasciato sbalordito. Cioè, trovare delle famiglie che fanno le foto in posti che a me non verrebbe mai in mente dentro ad Auschwitz. Comunque noi italiani siamo tra i più grossi visitatori dei luoghi di memoria e i nostri ragazzi sono tra i più bravi in assoluto, e questa è una cosa secondo me molto confortante. Poi c'è in questi luoghi di memoria la parte business, quindi la tappa nel tour turistico, dobbiamo andare lì perché ci sta. Rispetto a tanti anni fa va bene, cioè, anche se non sono tanto contenta, però almeno c'è un'apertura al grande pubblico e che forse tra i tanti a uno qualcosa arriverà.